Furti, anno nero, 400 in più rispetto al 2012, quelli segnalati alla questura di Piacenza, crescono anche truffe e borseggi. Il questore, da parte nostra, massimo impegno. Aggressione al gazebo, notte agitata a Barriera Genova, il movimento 9 dicembre preso di mira da un gruppo di ragazzi con insulti, minacce e danneggiamenti. Aria malata ma in miglioramento, domani torna il blocco del traffico. Gli sforamenti delle polveri sottili nel 2013 sono ancora superiori al consentito, ma in calo rispetto all'anno scorso. Terremoto, sindaco intrappolato, spettacolare simulazione di intervento di soccorso della Croce Bianca questa mattina in Piazza Cavalli. Fantasmi nel castello di Saliceto, misteriose presenze sono state rilevate dal SIRP, la Società Italiana per la Ricerca sul Paranormale. Stasera incontro organizzato da Spazio Tesla a Gariga. Le pagelle del Piacenza Calcio. Dopo il Pro Piacenza, capolista in Serie D, tocca ai biancorossi, protagonisti di un 2013 a luci e ombre.